Benvenuti, oggi siamo qui in compagnia di Maria Domenica. Buongiorno Maria Domenica. Buongiorno Elena, che succede mia cara? Beh vedi, cara Maria Domenica, io devo dirti, ho tante soddisfazioni, però avverto sempre più come un vuoto e sento il desiderio di voler essere felice, però non ci riesco. Vedo te che sei sempre così serena, così radiosa, e mi domando anch'io come faccio a vivere una vita piena e felice come la stai vivendo te, ma non so da dove cominciare. Questo è un buon segno. Forse ti vuole dire che c'è qualcun altro che è innamorato di te e Dio per sua bontà ti invita a farti sua sposa. Ma come fai ad essere sempre così felice? A 18 anni mi sono innamorata di un ragazzo. Si chiamava Salvatore Barbantini. Dopo 4 anni di fidanzamento ci siamo sposati e dopo 5 mesi dal matrimonio sono rimasta incinta. Mi sentivo pienamente realizzata e teneramente amata dal mio sposo e dai familiari. Purtroppo, improvvisamente, il mio sposo muore. Raccontami. Pensare che io mi lamento sempre dei miei problemi. Sai, ho intuito che c'era un disegno diverso per me. È stata un'esperienza tremenda, molto difficile, ma il Signore mi ha guidata per mano. E ho capito che mi chiamava ad un'altra vocazione. Io ho scelto Gesù come unico mio bene, unico mio sposo, unico e solo amore. E come ti sei sentita? Come mi sono sentita? All'inizio non è stato facile. Mi consolava il figlio che portavo in grembo. Poi lo Spirito Santo mi ha guidata a non pensare a me stessa, ma agli altri, a consolare le persone che sono nel dolore. Poi, quando è nato Lorenzino, mi sentivo la mamma più felice del mondo e su di lui avevo posto tutte le mie speranze, che poi sono state infrante. Sai, Lorenzino ha 8 anni. Dopo 38 ore di malattia è partito per il cielo. E come hai fatto a superare questo grande dolore? Io al posto tuo me la sarei presa con Dio, altro che amarlo. Sì, la mia prima reazione è stata quella di voler morire anch'io per raggiungere mio marito e mio figlio. Ma grazie al mio direttore spirituale che mi ha aiutata a leggere ed elaborare la perdita di mio figlio, nel mio cuore sentivo che cresceva sempre di più il desiderio di essere dono di consolazione e di tenerezza verso le povere inferme abbandonate di Lucca. Quando ho trovato Dio, Lui ha riempito il mio vuoto. Che cos'è perdere tutto quando troviamo il Dio? Io l'ho trovato tutto misericordia. Quindi la sofferenza è sempre stata compagna della tua vita, però questo non ti ha mai impedito di essere felice. Sì, quando ti metti nelle mani di Gesù Sposo e sei disposta anche a soffrire per Lui, pur di abbracciare quello che Lui ti propone. Quando pregavo cuore a cuore davanti a Gesù Eucaristico, sentivo che Lui mi parlava amorosamente con queste parole: ama chi tanto ti ama, dammi il tuo cuore, abbandonati in me e non temere. Certo che hai avuto tanta forza e anche tanto coraggio. Sì, è vero.
e non sempre riusciamo a capire il perché di certe situazioni. Proprio partendo dalla mia sofferenza, sono riuscita ad alleviare quella degli altri e ho capito che Dio vuole che io lo serva nella persona delle povere inferme. Ecco, e so che sei stata anche una manager, vero? E ci sapevi fare. E hai iniziato nella chiesa dal nulla un istituto per testimoniare a tutti la tenerezza di Dio verso le persone sofferenti e abbandonate. Sì, ho chiamato altre ragazze che, come me, hanno voluto mettersi in gioco. Ci siamo messi insieme formando un'associazione a titolo gratuito per visitare, servire e assistere le povere inferme. Il Signore mi chiedeva di fondare un istituto, le Oblate Infermiere sotto la protezione della Vergine Maria Addolorata. Quindi anche una suora può avere un cuore di mamma capace di amare, di donarsi e di generare vita. Vedo che sei molto sensibile e attenta alle manifestazioni dello spirito e credo che quel vuoto che tu vivevi ora è sostituito dall'invito di Gesù: vieni e seguimi. Vedi, a tutte le sorelle che negli anni hanno risposto alla chiamata di Dio e al mio invito: amate Dio con tutto il cuore, amate le sue creature, specialmente le bisognose o inferme moribonde, ancora oggi continuo a ripetere: questa pia opera da me fondata, sviluppatela, accrescetela. Grazie, Maria Domenica, sono felice di averti incontrata e mi hai dato davvero tanta, tanta speranza. E da questo incontro con te ho capito che anche io posso diventare come te, una testimone della tenerezza di Dio. Grazie a te, Elena, e confida sempre in Dio, che non ti farà mancare mai il suo divino aiuto.